Ci troviamo nel cuore di Prima Valle, la borgata diciamo che è nata proprio qui. qui. Lì ci sono i, lotti, i primi lotti, l'84, l'8 l'81, che sono del 39 credo, quindi al tempo dell'era fascista, e poi si è sviluppata successivamente da questa parte. Questo, questo campo qui nasce come una concessione che chi ha costruito sotto o meno ha dato al comune, e ha, mh, credo per 5 o 10 anni, non lo so l'ha gestita e poi è ritornata al comune questa proprietà. La, il progetto nostro nato da, da, diciamo così, da consiglieri comunali, municipali ma consiglieri di ogni partito che si sono interessati, che amano il basket e che amano lo sport e che vogliono che la Borgata abbia un suo sito dove poter, poter far praticare il, il basket ai ragazzi. E si sono riunite, si sono andati a fare e hanno individuato questo posto. Questo posto ehm, era di proprietà del comune, il, è stato eh, successivamente eh, riportato al municipio di proprietà del municipio. Il municipio su questo qui ehm, ha, ha guardato il bilancio, sempre con l'aiuto di tutte le forze, eccetera, il bilancio abbiamo tirato, tirato fuori insieme dei fondi perenni. Questi fondi che sono già stanziati per questa nuova opera. Per questa opera. Siamo andati con i progetti per benutare alla regione, la regione con l'assessore abbiamo a, a, diciamo, approvato il nostro progetto e siamo andati avanti. Avanti significa che c'è già una ditta che, che ha preparato tutti il, eh, i conteggi, ma tutto, tutto quanto proprio il progetto già che, che è poi visibile e eh, sarà a vostra disposizione. E le, e eh, siamo ritornati alla Regione per lo stanziamento dei fondi. I fondi sono stati stanziati, attendiamo che eh, passano questo periodo elettorale, che dopo elettorale si, si riforma la Giunta, per poter avere, la, non la certezza, la certezza già c'è, ma per avere l'atto definitivo per lo stanziamento di questi fondi. Con questi fondi abbiamo esaurito, cioè, riusciamo a fare, con spese nostre, spese della, della Regione, cioè con l'aiuto della Regione, il contributo della Regione e con le spese nostre riusciamo a completare quasi tutto. L'obiettivo qual è? L'obiettivo qui nascerà il palazzetto, noi diciamo palazzetto, ma non è un palazzetto, è un palazzetto della, della, del basket, perché prima male c'è una tradizione del basket, tradizione e poi veramente sono tanti, tantissimi ragazzi che si dedicano, tant'è vero che a fronte di questo noi abbiamo, a fronte, cioè abbiamo dei, dei, delle, delle mem memorial, che è già eh, arrivata la quarta edizione credo, Memorial Brugnoli, Brugnoli eccetera, Tognoli, eh, non mi ricordo, che facciamo alle Cupole, che è un centro eh, comunale, comunale, sportivo comunale, che anche, eh, utilizziamo anche noi come municipio. E quindi questa tradizione vorremmo continuare questa, perché? perché i ragazzi eh, che, eh, portati al basket ovviamente non stanno da un'altra parte. No? E questo è lo, è lo spirito, lo, lo scopo nostro, cioè quello delle, delle istituzioni. Questo qui. E cioè, speriamo di, avere, di vedere finito questo progetto, almeno se non altro iniziato questo progetto, prima di concludere questa consigliatura. Me lo auguro. Allora. Questo è un sospiro del Presidente in chiusura di intervista. Prima volevo far vedere anche il, il progetto di eh, come sarà questa struttura, ecco, sarà un grande padiglione, un, appunto, un campo di basket coperto, comunque un progetto è una, una cosa eh, fortemente voluta dall'amministrazione municipale, così Presidente? L'obiettivo è quello di, di creare una, una struttura che sia a disposizione della cittadinanza. Toresi diceva, evitiamo eh, sta... che i ragazzi si buttino su qualcos'altro che no, non lo sia lo stavo sport. Stavo dicendo prima, noi abbiamo società importanti del municipio costrette a giocare in casa eh, nelle altre parti della città perché non possono ospitare le squadre, perché mancano gli spalti, mancano... le strutture non sono adeguate. Questa è una struttura con spogliatoi multipli. Eh, con l'accesso ai disabili in una struttura a norma stata, eh, abbiamo modificato due volte il progetto eh, l'ultima volta l'abbiamo dovuto modificare perché va ancorato sulle parti pubbliche perché sotto c'è questo parcheggio e non può insistere completamente sul parcheggio perché l'ancoraggio deve essere sulla parte comunale per cui abbiamo, a, hanno dovuto ridisegnare il progetto appunto approfitto per dire eh, perché è comunicazione per cui approfitto una disgressione sì, allora eh, i dipartimenti hanno chiesto ai municipi per la trasparenza di aderire al sistema Siproneg eh, che è un sistema dove le ditte per fare eseguire i lavori telefornisce direttamente il, il centro senza sapere quali sono questo va in, in linea, è in linea con una, la, la richiesta di una maggiore trasparenza eh, evitare, evitare collusioni con nell'ambito dei, dei lavori pubblici. Noi abbiamo aderito, devo dire che siamo uno dei pochissimi municipi, però in questo caso in altri ho chiesto la deroga, proprio perché questa cosa sta andando avanti da molto tempo, è l'impresa che ha fatto il progetto e tutto. Noi per questo che consideriamo ormai un completamento, così come per la il completamento del nido Gallo e il completamento di un altro nido abbiamo chiesto la deroga a questo sistema per poter accedere direttamente alle ditte chiedendo l'autorizzazione all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici uh -huh. proprio per snellire le procedure e per garantirci che eh, chi, fa, chi esegue il lavoro sappia e faccia il lavoro la garanzia che faccia il lavoro che noi abbiamo pensato certo. perché la situazione qui è un po', è un po complicata cioè abbiamo lavorato qualche anno e speriamo che come eh, si è augurato il Presidente della Commissione, visto che è stata condivisa da tutti, anche dall'opposizione, anche se alla Regione Lazio eh, vincerà chi vincerà, siamo convinti che lo stanziamento già previsto, perché avevo accennato prima che siamo tra i primi progetti, venga comunque confermato, anzi lo dico chiaramente, non ho dubbi eh. che così sarà, sui, te sui tempi i dubbi ci sono tutti. Ma sulla bontà dell'opera credo che non possano esserci dubbi per le cose che ho ricordato prima. È coinvolto il CONI, c'è un importante finanziamento da parte del municipio e soprattutto è una gestione pubblica, non è una gestione data ai privati ma direttamente al CONI provinciana. Senta, Presidente, rimaniamo eh, sullo sport perché eh, c'è una, una piazza, Piazza San Zaccaria Papa, ne facevamo riferimento prima dove c'è un murales, adesso vedremo delle immagini, dedicato appunto a Mario Delecave. Mario Delecave, questa promessa del basket, un ragazzo natio di Prima Valle, infatti il murales è proprio ridosso della scuola, della palestra, in cui dal 99 lui aveva iniziato a giocare, ad allenarsi, Ecco Mario, questo è il Murales eh, dedicato a Mario Dele Cave. Mario Dele Cave, un ragazzo eh, rimasto eh, ucciso a soli 18 anni mentre era fermo al semaforo sul suo scooter, insomma venne eh, travolto mh, per un errore da una, da una camionetta dei carabinieri eh, nel settembre del 2011. E proprio il 24 settembre 2011 sono stati coinvolti eh, dei ragazzi del BKP per dedicargli questo Murales. Allora io direi di sentire.